Elettroforniture, materiale elettrico, divisione luce, via nazionale 240, Nocera Superiore, Salerno. Amici ed amiche in ascolto di RTC Quarta Rete, buonasera, siamo sempre in diretta, ancora una volta dal castello di Santa Ditore di Cava dei Tirreni per trasmettervi in presa diretta i momenti salienti della 364esima edizione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento, conosciuti anche come festa di Monte Castello. Come abbiamo avuto modo di dire già questa mattina nel primo momento di fede che si è tenuto qui, sempre sulla sommità del colle dedicato a Santa Ditore, quella di quest'anno è un'edizione del tutto particolare, un'edizione destinata a restare nella storia a causa della pandemia del coronavirus che sta imperversando e purtroppo sta continuando a mietere numerose vittime in tutto il mondo. Un ritorno alle origini quindi per questa festa che si tramanda da più di tre secoli. Il programma dei festeggiamenti, così come era anticamente, si è articolato esclusivamente nella giornata di oggi, giovedì 18 giugno, giornata dedicata all'ottava del Corpus Domini. Primo momento di questa intensa giornata qui al castello, la Santa Messa di questa mattina alle ore 11, presieduta da Monsignor Orazio Soricelli. Siamo qui per il secondo momento di fede della giornata. Tra pochi istanti vediamo già le immagini che ci giungono dalla cappella del castello. Ci sarà un momento di adorazione eucaristica presieduta sempre da Monsignor Orazio Soricelli. Al termine la solenne benedizione eucaristica alla città che sarà impartita nei quattro punti cardinali dalla terrazza superiore del maniero con il canto del Te Deum di ringraziamento. Per la prima volta da quando si rinnova l'atto di fede al Santissimo Sacramento, ovvero dal 1656, non ci sarà la storica processione eucaristica che ogni anno si svolge dalla chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata al castello. E in attesa dell'inizio dell'adorazione eucaristica ci godiamo queste splendide immagini che ci sta regalando Vittorio Emanuele con il suo drone, delle immagini spettacolari che ci mostrano appunto il castello di Santa Ditore, lo stensorio, il castello con le bandiere dei vari sodalizi che ogni anno appunto si recano qui sul castello di Santa Ditore per rendere omaggio al Santissimo Sacramento. Gesù Cristo, nostro Salvatore e Redentore, vivo e realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, noi prostrati davanti a Te ti lodiamo, ti adoriamo e ti ringraziamo. Tu sei venuto sulla terra per insegnarci l'amore disinteressato e altruistico, la solidarietà, la fraternità, la tenerezza, la misericordia e il servizio. Nella festa cittadina del tuo corpo e del tuo sangue di quest'anno,
siamo ancora preoccupati per il terribile virus che, come una tempesta, ha contagiato quasi tutti i paesi del mondo, provocando sofferenza, solitudine e mietendo migliaia di vittime. Signore Gesù, oggi ricordiamo come i nostri avi nel 1656, per sconfiggere la terribile peste che aveva colpito la nostra città, provocando oltre 6.000 vittime, invocarono il tuo aiuto, benedissero la città con il Santissimo Sacramento da questo castello e il flagello finì. Anche oggi, memori della tua potenza divina e della tua infinita bontà, pur riconoscendo di essere peccatori e indegni della tua considerazione, osiamo impetrare il tuo soccorso per la nostra città, per la nostra diocesi, per la nostra nazione e per il mondo intero. Ti supplichiamo, Signore Gesù, Immanuele, Dio con noi, vedi la nostra afflizione, ascolta il nostro grido, proteggici dal contagio, dona salute agli infermi, conforta i moribondi, accogli nel tuo regno i defunti e consola i familiari. Signore Gesù, benedici i medici, gli operatori sanitari, gli ausiliari, i gruppi di volontariato, le forze dell'ordine e tutti coloro che si sono prodigati e si stanno prodigando con eroismo anche a rischio della vita. Nel tempo del lockdown abbiamo riscoperto l'ascolto e il dialogo in famiglia, la preghiera domestica, il sentirsi tutti nella stessa barca, la convinzione che nessuno si salva da solo e che per rispetto a noi stessi e agli altri non dobbiamo abbassare la guardia e comportarci con prudenza e responsabilità. O Gesù, nostro Signore, Maestro, fratello ed amico, noi confidiamo e speriamo in Te. Non disdegnare le nostre suppliche ed esaudiscici. Ci accompagna anche l'intercessione della Beata Vergine Maria, Tua e nostra Madre. Amen. Celi et terra, maestas.
Santa Confiterum Ecclesia, Patrem, immense Maestatis, benedandum tuum verum et unicum filium, santum quoque paraclitus spiritum, tu liberandus usceptum homine, non oruis tibi gis ut uterum, tu de victo mortis aculea, aperuisti credentibus legna celo, sumus tuis famulis opene, quos precioso sangue redemisti, et eterna facus sanctis tuis, in gloria numerari, salvum facum peccata nos custodire, miserere nostri Domine, miserere nostri, fiat misericordia tua Domine super nos, quem ad modus pedamibus in te, Domine speravi, non confunda in eterno. Tantum ergo. Tantum ergo sacramentum, benedemus et lui, et anticum documentum, noce datum.
genitori, genitoque, lauste jubilatio. Procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vive e regni nei secoli dei secoli. E con il canto del Te Deum di ringraziamento si è concluso questo breve momento di adorazione eucaristica all'interno della cappella del castello qui di Santa Liutore. Voglio ricordare brevemente le parole dell'arcivescovo Soricelli, che ha detto che, come i nostri avi invocarono nel 1656 la protezione del Santissimo Sacramento, anche oggi in questo grave momento di pandemia che abbiamo attraversato e che stiamo continuando a attraversare a livello globale, possiamo invocare il soccorso del Signore per la nostra città e per l'intera diocesi. L'arcivescovo Soricelli ha affidato al Santissimo Sacramento i medici, i sanitari, le forze dell'ordine e tutti coloro che si sono prodigati e stanno continuando a farlo, mettendo a repentaglio anche la loro vita. Stamane, nel corso della celebrazione eucaristica delle ore 11, l'arcivescovo Soricelli, nella preghiera dei fedeli, ha ricordato anche le 6 vittime cavesi del coronavirus che hanno perso la vita a causa del Covid-19. E in questo momento l'arcivescovo Soricelli è giunto sulla terrazza superiore del castello. Vediamo il sindaco Vincenzo Servalli in rappresentanza di tutta la città, e tra poco benedirà la città di Cava dei Tirreni dai 4 punti cardinali. Si rinnova quel giorno del 1656. L'arcivescovo in questo periodo particolare benedice la città perché ci liberi da ogni male fisico e spirituale. Raccolti in preghiera, accogliamo la solenne benedizione.
sia lodato e ringraziato ogni momento, Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dai quattro lati del castello il nostro arcivescovo benedice la città di Cava. Suoniamo le campane in onore del Santissimo Sacramento. Partire i fuochi e poi riscende. Esatto, aspetta. Pasquale, è bloccato. Aspetta. Pasquale, aspetta. Riaccendiamo il sacramento. Sì. Il sacramento. Adesso si riaccende il sacramento e simbolicamente un fuoco per la città. Come segno augurale. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio,
Maria Santissima, benedetta la sua santa ed immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E canti sciogliamo fedeli al divino eucaristico re, egli ascoso nei mistici veli cibo all'alma fedele si die. Dei due figli io solo qui pro E siamo giunti al termine di questa diretta in occasione della 364esima edizione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento. Come abbiamo più volte detto, un'edizione ristretta a causa del coronavirus, e quindi non ci saranno i tradizionali eventi folcloristici del venerdì e del sabato che appunto caratterizzano la città meteliana in occasione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento. Quindi non mi resta altro che ringraziare tutto lo staff tecnico di RTC Quarta Rete, Francesco Ferrara, Armando Polacco, Roberto Cicco, Roberto Virtuoso e Vittorio Emanuele, e vi auguro buon proseguimento di serata. Elettroforniture, materiale elettrico, divisione luce, via Nazionale 240, Nocera Superiore, Salerno.